in questa recensione. Certe pose da dissing. Un dettaglio clamoroso. Il suppostone fa sempre bene. Le recensioni di Viper Toy sono quelle ficcanti nonostante i pigiamati. Trovi veri robot mascolini come Gundam e Transformers, grandi diecast. Sono le recensioni di... Però è qui che non capisco, qui non si capisce. Cosa abbiamo qua? Beh, intanto abbiamo il Dark Knight. Parliamo della ditta Moon Studio che ha anticipato di non molto la Takara. Ecco. Nel creare l'ultimo forse dei combiner rimasti ancora da interpretare, Radiatron, che vuol ricordare alla lontana Raiden, originale. Okay. Perfetto, perfetto, perfetto. E il Dark Knight, se uno va a leggersi la sinossi del personaggio, si ricorda eccetera, dovrebbe essere dei componenti del gruppo, quello che appunto di notte fa il metronome, fa il treno della notte, quello che si aggira bene nelle fasi notturne e lo mette nel colaccione nelle fasi notturne. Rigira un attimo la scatola, ma si illumina? No, adesso vedo qui che... Ma molte volte i cinesi lo fanno, ma sono okay. Per ingannarti. Ah, okay, per okay, fare... No. Ma... Noto adesso, no. Credo, poi andremo a verificare. Va ma va bene. Dobbiamo ringraziare ovviamente, come al solito, Show Z che ce l'ha procurato sì. Nei tempi più veloci e nei prezzi attualmente più convenienti. Bene. E quindi lo ringraziamo. Ottimo. Dicevamo, come vedete, abbiamo messo subito una mezza posa prima di dotarlo di quel poco di armi che è dotato, per illustrare soprattutto appunto che le singole dita sono ben snodabili. Bene. Ci sono delle ottime, sentite anche le... Cioè è duro, scatticchia, ma senza avere... I cricchi, no, ogni tanto spicchi anche forte, sì, però senza avere le cose ultracritiche di alcuni soggetti che ha uno zaino estremamente compatto e come abbiamo visto anche in fase di unboxing è un soggetto estremamente pulito, un robot veramente quasi anni 80 che vuole quindi sicuramente replicare il design originale puntando a quello senza lizzi e lassi. Mi piace il fatto della caviglia che si sì, sì, bravo. Adesso... Lei tecnicamente ha apprezzato molto questi sì. Aspetti di posabilità, sebbene vada rimarcato che questo soggetto, secondo me, in forma robotica, un po' per tutti, ci starà molto poco, perché mettere questa parte nella parte sotto i piedi è una delle cose più sfortunate sì. Che secondo me si possa decidere di fare, perché veramente la... Durerà, sì, questa già è liscia, ma non è abrasiva. Niente che lo mettete su qualche cosa che è duricchio. Addio. Non so neanche come gli sia scappata fuori. Non ha studiato bene. Forse Takara... Ecco. Che abbiamo tanto criticato per zavorrare soprattutto le gambe di un mega keyboard, diventano delle gambe astruse rispetto a questo, come probabilmente magari ha dovuto ripiegare su quella soluzione lì proprio per non mettere queste cose qui in fondo. Mi viene da dire, No, è probabile. Ascolti, ma il busto bascola anche avanti e indietro, no? Va solo rotea solo. Lei gli piace vedere... Rotea, però bisogna, tira giù un attimo indietro. Ah, ecco sì, beh però sì, abbastanza sì, rotea anche bene. Le braccia si allargano, vero? Non stanno così dritte, vedo che lei... Ah, così, non c'è un altro, ok. Ecco, a me quando la spalla va a sbattere sul naso mi fa un po'... Vabbè, comunque... Cioè, già, comunque arriva molto su, eh. Cioè, sì, sì, sì. Fa, se vuole fa la break dance, vedi? Ecco. E okay. Asso è scarso tutto. Ascolta un attimo, ma l'anca regge però, qui l'attaccatura dell'anca regge o si tende ad allargarsi come gli ultimi che abbiamo visto? No, regge, cioè considerato che è bello, si scapota più per il peso che non per le scivolate dell'anca. Okay. No, l'anca è bella solida. Bene. E quindi dal punto di vista della replica direi che non ci sono delle cose, è fatto molto bene. Bene, molto bene, sì. Le dimensioni sono ragguardevoli, il peso lo ripesiamo perché lei l'aveva già voluto pesare, ma anzi lo pesiamo adesso ma dobbiamo mettere direttamente l'arma. Bene, c'è anche perché l'arma fa la differenza. Sì, perché, Anzi, lo peseremo dopo avergli messo l'arma, sì. Ma l'arma è anche quella che porta di supporto. Questo suppostone qua? Sì, quello che... Ah. So che lei... non si sa cos'è, non si sa cosa sia e come va da... Lei l'ha nominato nella forma in cui lei lo vorrebbe praticare, ma io non glielo do. No, non ci penso neanche. Quello se no mi fa la fine... Fa di che cosa? Di quello là.
Bravo, del trivellone che è scomparso. Ha visto che il trivellone è già sparito, eh? No, lo sanno i nostri amici che... Io tutte le volte che ci passavo di fianco avevo i brividi, quindi l'ho dovuto far sparire in fretta e furia. Lo sappiamo che i brividi di lussuria che le aveva tu. Sì, come no. Abbiamo il robot dotato di arma semplice, come nella tipica accezione dei combiner che... Beh, almeno fanno la loro potenza quando sono combinati. Singolarmente non è che con questa arma vadano a pensare di poter offendere chissà, certo, è un'arma poi che è anche limitata nel design, anche perché appunto è come nella sua forma G1 zanetta. Ok. E quindi insomma, semplice, vuole arrivare lì senza strafare. Sì, lei adesso me l'ha girato in modo che io mi devo allungare così e rischio. Vuole prendere... Guardi, sto aspettando lo spigolo dei... Vuole prendere un braccetto? Sì, no, ce l'avevamo il braccetto, ha fatto una brutta fine il braccetto. Anche quello, un po' come il trivellone. Ecco. Però lei fa un abuso di queste cose. Lei ha molta fantasia, comunque ci piace questa cosa. Si inventa le cose. Lei invece non ha fantasia, lei pratica subito, vedo. Sì, sì, pratico. Vediamo un po', allora, vediamo un po' il girellato. Vede, anche dietro, no, i pannelli sono... C'è un livello di dettaglio abbastanza pronunciato, dai. Sì, peccato, ecco, quello che è il design che del robot. Che... Vabbè, ma questo deve essere così, però, non è che può... Deve essere così se tu hai bisogno della zanetta. Io che non ne ho bisogno della zanetta... Allora perché l'ha preso? Perché questo è il top Raiden esistente attualmente. Quindi è il top, ok. Perché io sono completista dei combiner, okay. Quindi... È vero. Cioè, deve considerare che un Devastator ce l'ho in 5 forme, adesso... Ah, però... Sì. Se non costasse così tanto avrei fatto un pensiero anche al Takara. Critica me per lo Shingetter, per il ma perché, Destiny... Ma perché ai tempi non ce n'erano... Adesso probabilmente non li prenderei tutti quei Devastator. Ah, ok. E poi sa come succede, no? Finché ne fanno sempre uno sempre meglio, cosa fai? Non prendi quello migliore. È vero. Poi come lei sa, ha ragione, privarsi di quelli anche peggiori... È fatica. Solo se sei uno che tanto li tiene nelle scatole ci riesci. Ma se non li tieni nelle scatole, che li apprezzi veramente, non ce la fai. Bene. Beh, direi che è venuto un bel soggetto. Magari... Sì, so che lei premia questi qui zanettati piuttosto che non gli altri che hanno delle forme strane, solamente perché sono più piccoli, più plasticosi, più giallosi. Quelli giallosi non li tolgo. Vabbè. Ma anche qui ci sarà un galloso. Aspetti, che tra questi. Un gondellino al volo. Ah, c'è un galloso anche di questo? Sì, ci sarà. Sarà un giallo verniciato bene, non giallo. Ah, beh, adesso si vedrà. Giallo pasta del capitano. Comunque, a me soddisfa, il prezzo è abbastanza giusto per volerlo andare a pesare un attimo. Mi viene da dire che verrà pesantino combinato. Non a livello del Predaking. Ah, ok. Che stiamo facendo. O meglio, il Predaking verrà perché poi si sono aggiunti tanti pezzi anche a pesare tanto, altrimenti questo gioverebbe del numero di pezzi. Ecco. Sto pensando di metterlo qua. Ma c'è un aggancio, sì. Non è previsto, non mi sembra ufficialissimo di vedere. A portata mi sembra di no, salvo quello per metterlo qua di dietro così a trasporto a zainetto, perché altrimenti per sparare in questo modo o spara a mortaio deve piegare nella sua posizione preferita. Sì, a courbuson, come si suol dire. Esatto, di colui che attende, arriva da dietro Bernardeschi o Kulusevski. Comunque fa paura così, questo vede, le aggiunge sul postone, le aggiunge sul postone. No, è anche bello, anche bellino da vedere, dai. Vero, fa delle che gli fa, cioè, lo stempera un po' l'essere sul cubettone. È vero, no? Lo muove, lo rende un po' più mobile. Così 680, quasi 700. Beh, però, con i suppostoni aggregati. Tanto di cappella. Tanto di cappella come piace lei. Sì, sì. Vabbè. Allora, detto così, quindi per ora la forma robotica la premiamo abbastanza. Il difetto che abbiamo conclamato di aver messo quella parte sotto i piedi che ti fa rischiare, strizzare i denti tutte le volte che ci pensi. Ma vuole che non ci sia un pezzettino di plastica e di gomma da metterlo dentro un sacchettino? No, a volte che abbiamo messo... No, ci sono degli gogoli, un paio di ciabatte, un paio di... No, ci sono delle cose strane, accessori che probabilmente serviranno per il combiner. Guardiamo. Vedi, ci sono dei pezzetti dentro, ma serviranno secondo me per le... Guarda che invece, secondo me, servono per fare da spessolino sotto... Qui tra l'altro vedo che è segnalata fasullamente, come lei vede, anche qui, anche nel robot, le luci nella scatola, ma in realtà
non c'è l'impianto LED, no. Questo è grave, perché lei lo so che... Ma no, a parte, no, per, a lei, parte per lei è gravissimo, quindi... A parte che, come lei ben sa, negli occhi tanto tanto, se si fosse illuminato già qui, oppure nell'arma, mi avrebbe già ficcato di più. Beh, l'occhio però deve essere vivo, scusa, altrimenti rimane un po' morto. Però, sì. Anche questo qua no? Ah no, questo c'è il visore. Ok. Quindi, direi che la forma robotica per ora gli diamo un bel 7 e mezzo. Ma sì, perché se gli metti anche il suppostone dietro, tutto sommato una qualche parvenza di potenza te la dà comunque, anche se poi... Okay. Però posso dire, per me questi soggetti qui sono belli solo se li combini. Neanche lasciati in treno, non è che mi diano tanta... A me non ho visto... Vabbè, visto il tipo di treno. Dopo lo vedremo, dai. Esatto, lei non si limiti in questa fase. Qui si vede niente, no? Lei non ha spoiler. Ok. Vabbè, comunque... Andiamo a trasformare e andiamo a vedere com'è. Allora... Eccoci. Il tronchetto della felicità, lo possiamo nominare così? Non lo so. Se per lei questo regala felicità, non voglio sapere come. Visto così, non è che regali tantissime emozioni. Giusto, regalare al pubblico il fatto che lei, diciamo, giustamente, di fronte alla rappresentazione di un treno nemmeno troppo moderno, quindi un rettangolone di treno, lei dica, ma dove sta il bello? Io da masculo che sono, dico, dove non sta il bello? Cioè, nel senso, è un treno ed è ficcante di suo. È chiaro, non è un caccia bombardiere con le armi, eccetera. È semplicemente un treno, questa è la visione. Non so cos'è, forse ho capito perché non hanno sviluppato tanti soggetti di questa tipologia qui. Forse, anche se in Giappone dicevamo che i treni sono molto apprezzati. Sì, ma chi lo sa. Ma voglio dire, anche un combiner fatto di ambulanza... sì, auto della polizia e di pompieri, vabbè, però... Le auto sono più varie, però, secondo me. Sì. I veicoli commerciali, i veicoli strumentali. Sì, sì. Però, ad esempio, a livello di masculaggine, questo del treno rispetto a quello dove ci sono i mostri bitestuti... Quello sì. Vede. No, vabbè, ma quello l'ho messo in fondo. Io l'ho messo in fondo. Però quell'altro l'hanno fatto anche più volte, quindi... ma infatti, gli viene sempre peggio, mi sembra, perché qui più ne esco. Però, più... tornando al nostro soggetto in questa versione, allora, veniamo a tutta la trasformazione. Trasformazione, allora, come anche abbiamo visto il robot, che era abbastanza semplice, effettivamente non è di quelli che bisogna ritorcere, contorcere, quindi chissà che, cioè, diciamo così, però non è nemmeno facile, super. Cioè, diciamo, la si comprende abbastanza facilmente, sì. Però più che avere dei passaggi difficili da comprendere nel riuscire a... ha dei passaggi dovuti al fatto che ha tantissime doppie cerniere, che quindi hanno doppio snodo, quindi prima appiattiscile, poi spingi, poi tira il fuoco, e soprattutto quando devono fare il giro, che sono molto molto scriccate, strette, dure. E quindi rischi. Quindi tu dici, ma sei sicuro che devo fare questo passaggio qui? Perché a me sembra che, capito... Devi andare a spingere forte, che ti sembra di andare a forzare e spaccare qualche cosa. Che lei è abituato a spaccare le cose. Sì, io sono abituato, proprio perché vorrei evitare di farlo spesso. Ti viene il dubbio e dici, cazzo, ma qui proprio a spingere così forte. E invece alla fine, anche confrontandoti con altri che fanno così su YouTube, che l'hanno trasformato, dici che bisogna fare così. Ecco, quindi lei ha seguito. Dai cagnoni e alla fine va. Però, insomma, soprattutto io, questa è la prima trasformazione. Bisognerà capire anche dai riscontri sul web con altri se trasformandolo 10 volte qualcosa a forza di spingere, di strogliare, salta fuori. Però mi sembra abbastanza compattato bene. Dai. No, allora, vedi, compattato bene, sicuramente sì. I pannelli sono configurati bene sotto tutti i profili. Qui è certo. Tra l'altro, ecco, la curiosità è che vedi che ruotano proprio. Vabbè. Quindi... Bello, sì. E tra l'altro è anche rotabile la cosa. Quindi si potrebbe anche installare su una... Mi viene il dubbio che ci possano essere delle... In Giappone l'abbiano fatta apposta perché magari ci sono degli standard... No, ti affermo lì. Anche quello. Degli standard così di dimensioni per far...
ecco, per giocarci bene, un po' più compiutamente. No? Esatto, ecco. Infatti aggiungo a tal proposito anche questo. Direi che così regalerebbe proprio il massimo del godimento. Cioè, cosa vuoi? Tutti non aspettano altro che comprare questi qui da mettere sul... Se lei da piccolo ha avuto un'infanzia falcidiata dall'avere dei grandi robot pigiami al posto di ferrovie con cui giocare, io sono contento di essere stato falcidiato. ma veramente per l'associazione dei bambini falcidiati. Ecco bene. Detto questo, volevo dire, a proposito proprio di aumentare tutto il gioco possibile, che il castillo non l'ho voluto tirare fuori e montare perché non mi va, ma il castillo che c'è dentro la scatola, che cos'è il castillo? Per il tassetto nero che dice cosa servirà per combinarlo, ma tra di loro agganciarli uno dietro l'altro. Bravo, infatti, vedremo adesso con l'altro per fare il trenino proprio. Esatto, perché magari altri che hanno la punta non si aggiusta molto, ma questo che giustamente può fare anche da vagone, diciamo, anche se è una motrice a tutti gli effetti, perché lei non se ne intende, ma no. Questi sono gli sfoghi d'aria della motrice, eccetera. Quella è una motrice anche quella? Sì, direi di sì. Ma dove sono i motori? Sono elettrici e sono qua, probabilmente il gruppo molto. Ma lei cosa sto spiegando? No, stavo guardando questo qui. Spoiler. Bene, l'abbiamo visto. A livello di giocabilità ce n'è già tanta così, ma stavo dicendo della trasformazione. Probabilmente tutti quei pannelli induriti, eccetera, lei mi fa strano che non abbia detto, ma lei... così per non rischiare dovrebbe andare a scaldare. Ecco, stavo per dirlo. Infatti. 93. No, guardi, c'è il folio, tiri fuori. Ma poiché, infatti, mi sono posto mentre lo stavo facendo. Qui sicuramente Asso, se fosse qui mentre lo sto strabaccando, mi direbbe, ma no, non sforzi così, vada a prendere, riscaldi qui. Certo. Ma siccome che io ho preso questo perché è un Transformers, e che quindi eventualmente è da trasformare, non voglio fare... Se volevo scaldare delle caldarroste, andavo a fare prendevo il padellone e andavo a fare quello. Giusto. Non è che volevo. Quindi c'è da dire anche questo. Non è che perché lo deve trasformare una cosa, deve avere sempre tutti. Che cazzo sta? Mi sono accorto adesso. Bravo. No, i piedi quali sono? Dov'è che si sprega? Non questa parte qui. Dovevano fare questi piedi che sono meno argentei, invece non, questi qua non saprei dirgli, adesso non mi ricordo bene, sa che è il facciale, quindi... Scusi, l'ho interrotta che sta dicendo una cosa estremamente importante. Come al solito, lei non deve far comprendere mai nulla ai nostri ascoltatori. No. Bene, l'abbiamo visto, ci siamo divertiti, grazie. Dobbiamo dare giustamente il voto, innanzitutto la trasformazione. Questo lo può dire lei perché io non sono... Quindi, treno... Io per fortuna non sono intervenuto. 01, al robot... Abbiamo dato 7,5 alla trasformazione 6. Non so, non ho idea. Un sacco di pannellini qua che devo girare. Alla fine si combacia abbastanza bene anche un 7,5. Al treno, alt mode. Prima di giudicare l'alt mode, questo è un bel 6. Un bel 6 pieno, glielo dico io. Mi ricordo, l'ho messo qua. Che lei sicuramente ficca. Sono in mezzo. Ma scusi, non ci sono i tralicci per agganciarsi al piatto elettrico sopra le antenne per li metto. Elettriche, è più bello. Ah no, quelli lì no. Sì. Quei cosi lì si attaccano? Dove? Sì. Ah, c'è il buco. Nel culaccione. No, questo, nel qui c'è il buco qui. Nel culaccione. No. Sì. Ma che nel culaccione? Vanno infilati qui? Certo, nel culaccione. No, quello non è. Almeno così fa un po' più... Soggetto che può anche far male. No, fa un po' più niente perché tanto non si capisce lontano chilometro che c'entra poco. Può far finta di essere quello che si aggancia alla presa di corrente come fa lei. Ma sì, arrivano delle robe, chi se ne frega. No, glielo dico. Oppure, come lei aveva notato anche quando l'abbiamo fatto vedere, ecco, finita l'accensione della versione alternativa, abbiamo visto che anche questo si tirava fuori il cazzillo. Giusto. Però cioè le braccia con questo sembrava che imbracciasse un qualcosa di indicibile, quindi meglio non... Quindi potrebbe... No, così non si può vedere, scusa. Dice che è meglio l'altro. No, lo rompe, lo spacca, se lo infila da questo... Questo però è più simmetrico, più missilone... Sì, ma non deve essere simmetrico secondo me. No. No, perché è troppo easy l'aggancio al... Non è credibile. Poi se vuoi gli puoi mettere anche questo qui aggiunto per fare il doppio cannoncino strugacazzi. Almeno c'ha tutto attaccato, non devi posare. Se uno volesse anche tutto attaccato, forse, dico forse perché non l'ho provato, ma dovrebbe esserci. Guardiamo. Sotto, c'è il posto. Però sembra, avendo guardato altri video, che facesse un po' resistere.
No, si sta, ci sta, ci sta. Ci sta, ma ogni tanto e non a caso gli altri youtuber che avevo visto americani che l'avevano già recensito avevano sortito lo stesso problema, quindi forse è meglio comunque metterlo assieme. Bene, comunque ho visto che lei ha iniziato una nuova collezione di trenini e quindi questi sono i primi. Sono contento. Vedo che lei è contento. Guardi, vale, sarei contento, sono contento anch'io. Ma io avessi tra l'altro ho preso un altro, diciamo, Transformers semi vintage. Perché vintage, veramente quelli con la zanetta non sono roba mia, ma semi vintage significa anni 2000, ecco, però parecchi anni fa. Proprio sempre della serie vicina a quella dove c'era quel combinabile con i treni. Ed è un Transformers che ha un record. Cosa vuol dire? Infatti avevo già un Transformers simile, ma ho voluto comprare perché detiene un record quel Transformer lì. Quando arriverà e glielo potrò mostrare e illustrare. Non spoileriamo. No, però è un record che ci farà dannare. Quindi, Sì. Quindi allora il voto l'abbiamo già dato, che non mi ricordo. Il voto all'alt mode, qui gli diamo, lei dice 6. Io perché è fatto così bene 7 glielo devo dare. Io arrivo a 6,5, massimo. 7 glielo devo dare. Sa cosa potrebbe prendere cosa potrebbe prendere un voto in più? Sì. No, voto in più, mezzo voto in più. Quando uno li vede tutti assieme anche in treno, magari che si agganciano anche relativamente tutti assieme. Con anche le rotaie, però, ci gioca. No, senza che ci giochi, però fa tutto effetto. No, però, tutti i treni. Io scherzo, lo sa che io scherzo con lei, scherzo volentieri. Sì, proprio quell'ilarità che a casa, a casa tutti non salutiamo. Non aspettano altro. Anzi, bene, dovremmo mettere all'inizio dei nostri video. Sai che lei quando scrive voti io leggo 4 invece che 7, vero? Ce n'ho. Sì. Dovevo mettere un nuovo disclaimer all'inizio dei nostri video. Ah, tipo? È che la gente non può guardare, non può ascoltare i nostri video mentre guida, perché se sente la grande hilarità rischia di capottarsi fuori strada. Questa è buona. Bene. Direi nel complesso un 7,5 se lo tiene. Cioè voto overall? Voto finale su tutto, 7,5? Sì, so che lei è molto più districato. No, ma ci sta, dai, non voglio essere sempre polemico che dopo divento anche antipatico. Invece deve guadagnare tanti accoliti. Vabbè, adesso andiamo a svolgere quell'altro. Ce n'è di antipatico in giro di gente. Sì. Lei non so se segue. Certo. Gli altri canali. Ma per fortuna che sono secondari rispetto ai titolari. No, ma si ritengono titolari. Ah, dice? Già. C'è questo difetto qui tante volte. Ma grosso difetto, vabbè. Bene, grazie a tutti. Non mi muoia. I don't think so. 'Lei è contento di questo posto? Scusi, diciamo che dà il meglio di sé questo. Allora, quando Asso vi chiede, ma posiamolo, mettiamolo in delle cose, ecco. Ma scusi, questa è la risposta che dovremmo dare ad Asso. Ecco, no, ma la risposta è pervenuta chiara e bene, mi fa piacere. Ma per fortuna che guarda un'altra cosa. Guarda. Cosa fa gli spoiler? Gli spoiler? Tanto questo esce dopo l'unboxing, quindi non è che spoilerizzo granché. Adesso mi devono dire però com'è. Ah, che si infica. Stacco un attimo, là, se no. Ma cosa vuole staccare? È una scena al limite della decenza. Sì, perché va? A mettergli sto cavolo. Non glielo metto in posa plastica, glielo metto in posa incazzata. Ok. Per dire, mi ha proprio sabarnato le balle, Asso. Ah, ma sa com'è? È proprio incazzatissimo. Guarda che mi fa una paura messo così che... Ma perché lei se lo trova di fronte così, ma se lo trovasse di fronte, che qui, ecco. No, sto guardando che è tutto un po' in avanti. Poi da sistemare, vedi che lei vuole sempre straposare. No, vabbè. No. Si vede che non è posabile, allora, se non ci sta, o no? Ci sta, ma cosa corbezzola ancora? Lei corbezzola in continuazione. Dove ha messo la scatola? Lei nasconde anche lì. No, è lei che l'ha nascosta, ecco. La presentiamolo così. Cioè, questa qui è una di quelle pose difficilissime da riprodurre. Io guardi che... Ma proprio perché non è difficile. La capisco, perché è veramente terrificante. Proprio perché non è difficile, è il suo bello. No, è lì...
poco bello è dover mettere l'arma, perché tutte le volte scivola via, sguigna via, che sembra una guida. No, guardi, 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 guardi. Oh, ha visto qui cosa manca? Oh, è riuscito a percepire l'esplosione nucleare che ha spazzato via il nostro nipote. È stato spazzato via ed è finito, purtroppo. No, ma è ancora intero. Un po' sì, un po' in disgrazia, per l'umanità. Vabbè, comunque... speriamo che finalmente... No, è che qui... ci andrà un'altra cosa che glielo farò vedere. No, non ci va quello. Non ci sta. No, ci metto un'altra cosa, ci metto una cosa che tira sul arancio mattone. Ma non mi faccia il piacere. Mi faccia il piacere. Color rosso mattone, vabbè. Che... Dunque, allora, se c'è qualcosa di bello che può finirci lì. Sì, ma ce la fa. Questo è fare il robot serio. No, questo è fare il robot per chi non ha spazio. E allora magari lo tiene un po' contenitivo, lenitivo, come che dico? È meglio avere, meglio fare un robot così, avere un po' di spazio, che non finire di acquistarli, perché poi dopo... Ha ragione. O scatolarli. Ha ragione. Non è neanche... Ho visto là quante scatole c'è. Tenerli scatolati non è neanche quel finismo che andrebbe citato, perché fa male all'umanità. No, non mi vado a offendere certi canali dopo. Chi è che offende? Io dico che fa male all'umanità. Ah, ok. Queste persone che offendono noi... sì, noi veri collezionisti. Ma lei vuol dire che sta esponendo tutto, no? Assolutamente sì. Quello che recensiamo viene tutto esposto. Io l'ho dato un consiglio per liberare spazio. Non si preoccupa. A casa sua, gliel'ho detto ieri, cosa deve liberarsi, che cosa deve... Non lo diciamo, eccoci qua, bene. Allora. Perché inquadra me? Eccoci qua. Perché inquadra me? Perché dopo lei lo mette in fondo e mi diverto. Va bene.